Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. In questo momento mi trovo a casa e vi racconterò un pochino, facendovi vedere tante immagini, la vacanza mia e di Brian in Trentino. È stata una vacanza molto breve, siamo partiti lunedì mattina molto presto per poi ripartire giovedì mattinata un pochino più tardi, ma il primo giorno siamo andati ad arrampicare. Ho trovato questa palestra e ho voluto fare una piccola sorpresa a Brian, solo che questo posto è bellissimo, ma più che altro per fare corda, quindi non quello che facciamo io e i miei amici. Noi facciamo boulder, quindi i boulder sono, diciamo, dei percorsi molto più bassi dove non c'è bisogno di corda, attrezzature, c'è il materasso in basso e ci si butta magari, ecco, e non ci si fa male. In macchina avevo portato delle cose da mangiare, un po' di riso tonno per Brian, riso e uova, così, e abbiamo aspettato più o meno, insomma, l'orario per andare in albergo. Abbiamo provato a girare un po' per Bolzano, ma era troppo caldo davvero. Alle 5 poi siamo riusciti ad entrare in hotel e, come vedete, questa era la nostra stanza. Un hotel a 2 stelle, se non ricordo male, vi lascio qui il nome. Ci siamo trovati benissimo, il personale, le signore che si occupano dell'hotel sono solamente 3, pensate, e sono state veramente carinissime. Abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare spesso con, soprattutto penso fosse la padrona proprio dell'hotel, e siamo trovati veramente molto bene, quindi come hotel è consigliato, è circa 10-15 minuti da Bolzano. Stiamo aspettando dei fulmini, ma non arrivano. La cena comunque è stata buona. Io ho preso, come avete visto, le uova con speck e patate. Brian 2 pizze margherite. E i prezzi sono un pochino altini, però le porzioni sono abbastanza grandi. E poi abbiamo preso uno strudel da provare, dato che comunque è una specialità. Ed era una porzione abbastanza grande, il prezzo non alto. 3 euro. La porzione era, ci stava, cioè io da sola avrei fatto fatica a finirlo, abbiamo fatto a metà e niente, adesso l'idea era di fare un giretto a Bolzano, non riusciamo perché sembra che sia per venire un temporale, che poi magari non viene. Martedì abbiamo deciso di intraprendere il percorso più lungo e duro di tutta la vacanza, infatti forse era meglio tenerlo per l'ultimo giorno perché ci ha davvero sfinito. Infatti un consiglio che vi posso dare e che mi hanno anche dato successivamente è di non buttarsi subito su percorsi lunghi come questo qua che abbiamo fatto noi per andare a vedere il lago di Antermoia, un lago veramente bellissimo, un lago glaciale che si trova tra queste montagne, e il percorso dura 2 ore e mezza/3 ore e si sale fino a 2500 metri di altezza. Non è un percorso facile, quindi se volete andare a vedere questo lago e non siete abituati a camminare in montagna, fate prima qualcos'altro, riscaldate le gambe i giorni prima e poi provate ad affrontare questo percorso. Io ho fatto davvero tanta fatica, stavo quasi... ho pianto un paio di volte perché dicevo, perché non ce la faccio? Perché sono così debole? Non riuscivo a regolare il respiro, non riuscivo a trovare un ritmo tra camminata e respiro, e questo mi faceva fermare all'andata, in salita, ogni tot minuti davvero. Brian ha avuto tanta pazienza, si è caricato anche il mio zaino, perché abbiamo portato uno zaino che si poteva suddividere in due e diventava uno zaino grande e uno zainetto più piccolo, e lui si è portato tutto in spalla, stava anche per portarsi me in braccio pur di arrivare su. Ci abbiamo messo 3 ore a arrivare su, e più che altro mi ha demoralizzato molto il fatto che vedevo persone di età avanzata rispetto alla mia farlo come se non la fosse, però c'è anche da dire che probabilmente sono persone abituate, non era quello, cioè non si sono buttate magari a fare subito un percorso del genere il primo giorno. Siamo scesi nuovamente alle 4 per poi arrivare giù al paesino, insomma, di partenza, Campitello di Fassa, verso le 7. Ci siamo diretti verso un ristorante, abbiamo mangiato e poi siamo corsi a casa. Quindi insomma è abbastanza tosta come viaggio. Più che altro, allora, voi arrivate a Campitello di Fassa, ci sono varie vie, noi abbiamo scelto questa. Da lì c'è una navetta che vi porta su fino a un rifugio e da lì parte la camminata di 3 ore, ma potete anche evitare di prendere la navetta e farvi la prima parte della camminata, che dura anche lì più o meno 1 ora, però vi bruciate, cioè vi stancate ancora di più, quindi
è abbastanza sconsigliato a mio avviso. La navetta costa tra andata e ritorno circa 20 euro a persona. Il parcheggio a Campitello di Fassa che abbiamo trovato noi ci ha costato 5 euro tutto il giorno, quindi insomma la spesa non è stata troppo alta. Ci sono un rifugio appena arrivate con la navetta e un rifugio su proprio vicino al lago di Antermoia, che molta gente infatti pernotta lì, perché insomma il viaggio è abbastanza lungo da fare tutto in giornata, ecco, se volete potete quindi riposarvi al rifugio. E niente, quindi poi abbiamo cenato in questo ristorante molto molto buono e non troppo dispendioso, e abbiamo optato per piatti abbastanza tipici: pappardelle con funghi e speck, se non sbaglio, e pappardelle con cinghiale o cervo, non ricordo adesso al momento. E poi abbiamo preso i canederli con speck, con spinaci, con un formaggio che non poteva essere, potrebbe essere credo gorgonzola, ma non mi ricordo bene. Ho preso un dolce tipico che è questo qui, purtroppo non mi ricordo il nome perché era scritto suppongo in tedesco, comunque è questa pasta fritta e molto molto buona, insomma ci è piaciuta la cena. Quindi è consigliato questo ristorante a Campitello di Fassa, ma ce ne sono tantissimi, e Campitello di Fassa è davvero un paesino molto molto bello che vi consiglio magari appunto di andare a dormire lì. Mercoledì poi Brian mi ha odiato quel giorno perché l'ho portato in un posto che comunque sì, dopo aver visto il lago di Antermoia, non è assolutamente una tappa che vi possa colpire particolarmente. Comunque prima di andare lì siamo andati al mattino presto al lago di Carezza. Questo lago è veramente bellissimo ed è tutta un'altra cosa rispetto al lago di Antermoia. Questo l'ho trovato in mezzo agli alberi, è di un azzurro barra verde acqua, con sotto addirittura l'erba, vegetazione, sassi. L'unica nota diciamo negativa è che non potete assolutamente avvicinarvi, è tutto recintato e vi girate attorno. Questo purtroppo, cioè noi ci aspettavamo di andare lì e starci tutto il giorno, e invece andate lì, pagate un parcheggio circa 2 euro all'ora e ve lo visitate un po'. Ci sono dei sentieri, ho visto, e non so bene dove possano portare, però ecco, cioè, siamo un po' rimasti male appunto perché non ci si poteva avvicinare e fare comunque magari delle belle foto. E c'è da dire che magari è così bello perché la gente appunto non ci si può avvicinare. Andare a visitare l'Alpe de Siusi. Lì si arriva a Siusi e c'è la possibilità di prendere la cabinovia, l'ovo via, però vi costa 18 euro tra andata e ritorno. Io per la mia spesa appunto 36 euro. Arrivate su e non c'è tantissimo, ci sono più che altro tantissime mucche, ma non vi potete neanche avvicinare, quindi le vedete pure da lontano, quindi un po' anche quello lì mi è dispiaciuto. Allora abbiamo deciso di prendere una seggiovia, oppure c'è anche un'altra ovovia per salire da un'altra parte. Abbiamo preso la seggiovia, siamo saliti ancora di più seguendo le direzioni panoramica o panorama, non mi ricordo quale delle due, ci sono tantissimi rifugi comunque su. Su il paesaggio, come potete vedere, è una specie di valle tutta sotto il sole e vedete le montagne in lontananza. Si possono raggiungere, ci sono tanti percorsi. Io e Brian però non avevamo le gambe proprio quel giorno per affrontare altre camminate. La mia idea infatti era di andare su all'Alpe, trovarsi un posto all'ombra sotto un albero, fare un pranzo lì. Noi ci siamo sempre portati dei panini a pranzo e rilassarci. Gli alberi erano tutti lontani ed erano tutti in discesa o in salita, insomma dipende da come lo vedi, e ci siamo dovuti mettere tipo in verticale. Insomma quella giornata lì è stata molto dispendiosa, la seggiovia poi è costata altri 9 euro, quindi insomma abbiamo pagato veramente tanto. Il caffè, due caffè 3 euro, allora in Trentino non sembra tanto di essere, almeno a Bolzano così, non sembra tanto di essere in Italia. Innanzitutto non avevamo il bidet in hotel, già quello mi ha molto colpito. E il caffè, più o meno ovunque, è imbevibile. Già a me il caffè non fa impazzire, però insomma ora posso dire che il caffè a Bologna è buono. Nei vari rifugi così l'acqua la pagate anche 3 euro, mezzo litro. Sì, l'acqua è molto costosa, a parte nei supermercati, insomma, che più o meno i prezzi sono quelli. E sì, insomma, un po' così, ecco, è stata molto dispendiosa per queste cose. Noi cercavamo sempre di comprarci l'acqua al supermercatino vicino, 45 centesimi, un litro e mezzo.
Però comunque bevevamo veramente tanto, non è che si possa portare comunque tanto peso sugli zaini, quindi spesso ci toccava comprare dell'acqua o comunque prendere un caffè. Ho preso della cioccolata su al rifugio dove c'era il lago di Antermoi, ho preso dell'acqua e una tavoletta di cioccolato della Ritter e abbiamo speso circa 6 euro, ecco, quindi insomma. Però vabbè, si fa, siamo in vacanza, siamo ad agosto. E soprattutto dopo tutta la crisi che c'è stata del virus, magari i prezzi li hanno dovuti anche un pochettino aumentare per quello. Il tempo, il meteo, fino a qualche giorno prima dava tempesta tutti i giorni in cui dovevamo andare. E dava bello poi invece da quando andavamo via. Invece è stato tutto il contrario, abbiamo avuto davvero tanto tanto sedere. Si annuvolava magari un pochino verso il pomeriggio, ma comunque il sole c'era. E c'era caldo, 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 Bolzano, caldissimo, 33 gradi, passa più umidità. C'è stato solo un temporale mercoledì notte con fulmini, è stato bellissimo, l'abbiamo visto dalla finestra. E però, insomma, questo è capitato, erano già le 10 di sera, ecco, quindi, insomma, è stato. Comunque è stata una vacanza piacevole, molto stancante, ma solo perché appunto abbiamo scelto di andare a vedere il lago di Antermoia, che comunque penso sia l'attrazione più bella del Trentino. È per pochi, infatti mi sento una prescelta. E niente, comunque tra qualche giorno vado un po' a Senigallia e starò lì un po' con i miei genitori, mi faccio un po' di mare per poi partire molto carica con la nuova stagione, con settembre, perché c'è una novità e però ancora non vi dico, ma insomma si prospetta una bella cosa, ecco, finalmente. Alla prossima, ciao ciao!